Diritto allo studio, la Toscana si conferma una punta di diamante con 14.622 borse di studio assegnate nell'anno accademico in corso a tutti gli studenti idonei senza liste di attesa. E ora rilancia con le novità decise dalla Giunta Regionale e illustrate insieme all'Azienda per il diritto allo studio universitario e ai rettori degli Atenei Toscani. Noi, intanto, come Regione siamo a sostegno degli studenti e riusciamo a rispondere al 100% degli aventi diritto alle borse di studio. Questo perché eh, oltre ai 15 milioni che derivano dalle tasse universitarie, oltre ai 20 milioni che derivano dallo Stato centrale, la Regione Toscana di propria iniziativa aggiunge 26 milioni. Tra le novità più significative è il passaggio da 175 a 250 euro dell'assegno mensile per il contributo affitto per gli studenti, l'innalzamento dei livelli ISEE e ISPE per le borse di studio, due fasce di reddito ISEE anziché tre, un aiuto nella ricerca dell'alloggio e scadenza anticipata da metà settembre al 30 agosto per richiedere le borse di studio. Ci sono tante azioni che eh, si muovono tutte nel eh, non affidare al mercato. Delle operazioni che la Costituzione affida allo Stato e alle Regioni. Questo è il principio, cioè noi vogliamo davvero garantire in questa Regione il diritto allo studio. E poi ci sono i trasporti. A Firenze sarà rinnovata la convenzione con ATAF che prevede un contributo forfettario di 48 euro per muoversi liberamente per tutto l'anno accademico. In corso di rinnovo le convenzioni anche con TM a Siena e CTP a Pisa, ma le novità non finiscono qui. Noi nel mese di agosto eh, manderemo eh, tutti i diciottenni, molti dei quali ovviamente sono anche studenti, gratis a viaggiare sui treni della Toscana, cercando in questo modo di eh, fare un avviamento, un invito a scoprire e ad utilizzare il treno, ma dall'altra anche quello di visitare la Toscana. Sarà poi rinnovato anche l'accordo con i medici di base per garantire anche agli studenti non toscani iscritti all'Università della Regione l'assistenza sanitaria.